vive peggio e si sta meglio a Londra. London is not easy, it's tough to find a job, it's tough to find a flat, it's not a friendly place. È una città che può essere molto crudele, che ti può far sentire solo. La persona che si trova qui vive emozioni sofferte, momenti di forte ansia, di mancanza di autostima, dubbio. Partono con delle aspettative altissime e capiscono che la realtà è dura. Spesso sono senza una solida preparazione linguistica e professionale. Gli italiani non sono abituati a... 94.000 sono stati gli italiani che nel 2013 sono migrati verso l'Inghilterra e parte da lì, parte da questa realtà. Il film di Luca Vullo è intitolato Influx, un viaggio nel cuore della Londra italiana. Luca Vullo, filmmaker e regista, è qua con noi. Ciao Luca. Buongiorno a tutti. Luca, che Londra hai voluto raccontare e che parte d'Italia anche hai voluto raccontare? Londra in realtà diventa una sorta di specchio per raccontare gli italiani e l'Italia in questa fase storica, perché trovandomi ad essere un influx anche io, insomma adesso sono un migrante a tutti gli effetti, ho avuto la percezione proprio che mi trovavo in mezzo a un flusso enorme, a un'emorragia vera e propria. Chiaramente Londra è la città più gettonata in questo momento dell'immigrazione italiana, ed è un momento storico molto particolare sia per l'Italia ma anche per l'Inghilterra e per l'Europa. Quindi mi sembrava quasi necessario dover raccontare quello che stavo vivendo in prima persona, ed è un quadro talmente particolare, variegato, difficile da catalogare, che ci ha subito interessato come ricerca e mi ha permesso di approfondire ancora meglio un fenomeno che non è facile da catalogare, come dicevo, ma è un movimento, è un manifesto sugli italiani e sull'Italia, perché non siamo in una buona fase, ma certo, allo stesso tempo siamo una popolazione che si fa sentire, e si fa sentire nel bene e nel male, insomma, in qualche modo. Quindi il nostro tocco in questo paese c'è, diamo molto a questo paese, ma allo stesso tempo prendiamo molto da questo paese. E quindi è una situazione molto delicata. Assolutamente. Quello che cerchiamo di fare con Influx è questo. Luca, tu avevi già raccontato, ti eri già occupato di migrazione verso il Regno Unito, in particolare parlando dei fenomeni migratori del dopoguerra, tra Italia e Belgio. Sì. Quindi il tema della migrazione è un tema che senti tuo. Dal dopoguerra al dopocrisi, se si può insomma parlare di dopo crisi, ci sono assonanze? Sì, secondo me la cosa affascinante chiaramente sono due migrazioni molto diverse: quella dei minatori, dei contadini che partivano per lavorare nelle miniere di carbone dopo il patto di Toro Belga del 1946, era un'emigrazione chiaramente prettamente professionale, ma con una preparazione, se vogliamo, diversa, che era sicuramente più basata sul lavoro e non sullo studio. Ma adesso ci ritroviamo invece in un'emigrazione molto più culturale, ma professionale allo stesso tempo, che però adesso non è più una fuga di cervelli, parliamoci chiaro, adesso è una fuga e basta. Partono anche le famiglie, partono anche liberi professionisti sopra i 50 anni, quindi non è più esclusivamente una fuga di cervelli culturale, intellettuale, ma o di persone che hanno studiato e che hanno la laurea. Quindi ci sono molte assonanze, perché la prima cosa credo che sia la ricerca di un posto dove poter vivere meglio, di poter fare il lavoro che piace e avere, ecco, la speranza di un futuro, mettiamola così. Mm-hmm. Ecco, credo che la cosa più grave che emerge da questa ricerca è che in Italia abbiamo smesso di sognare. E smettere di sognare significa comunque spegnere il motore, l'energia, secondo me, di un popolo giovane, ma non solo, di un popolo in generale. Ecco, qui forse Londra dà ancora quella speranza di sognare un futuro migliore e di poter fare quello che si è sempre desiderato nella vita. Si evidenzia molto anche il lato della meritocrazia, che questa è un po' una delle parole chiavi del tuo documentario film, che si può vedere dove, Luca? Allora, il film sicuramente poi uscirà, oltre al percorso classico, nei festival internazionali, poi uscirà al cinema. La prima la faremo qui a Londra,
credo non prima dell'estate di quest'anno, però comunque sì, uscirà al cinema, avrà una versione anche televisiva e una versione cross-mediale, proprio perché crediamo che il progetto è in continua evoluzione, non si fermerà in un documentario unico, anche perché avrei dovuto fare un colosso alla puntata per raccontare tutto quello che sta succedendo. Esatto, con finale aperto. E dacci un sito di riferimento per seguire comunque il lavoro nel suo evolversi. Assolutamente, influxlondon.com è il sito ufficiale del film, c'è la pagina Facebook Influx e la pagina di Twitter che è God Save Italians, che è il nostro motto in qualche modo anche autoironico su questa situazione. Ci troveremo sicuramente ancora qui a parlare e a vedere via radio il tuo film. Grazie davvero a Luca Vullo, Influx, un viaggio nel cuore della Londra italiana. Ciao e buon sabato. Ciao anche a voi, seguiteci. Assolutamente. Un Europosit, le informazioni per chi viaggia, poi ancora qua con l'Altra Europa.